totalitaria, personalità totalitaria che è l'eteroprodotto di queste fasi di accostamento e transizione e che si trasferisce, che diventa l'eteroprodotto di un'azione politica, di una nuova forma politica, un nuovo stato anche del terrore, che agisce gli individui, quelli che ho detto erano il terreno di coltura per questa nuova genitura, gli individui folla, nei termini di un loro costante riposizionamento, nei termini di una loro costante mobilitazione in direzione di azioni, vedremo anche tra le più efferate, come sappiamo, che non iscrivono in un processo di disumanizzazione, ma come ho detto già più volte, in direzione della fondazione di un nuovo umanesimo. Ora vedremo che la cartina di tornasole per capire chi è realmente l'individuo folla che si sta già predisponendo nei termini della personalità totalitaria è costituito da una sorta di ideal tipo, ovvero Haeckel. Ci torna utile, ancora una volta, ci tornano utili alcune considerazioni di Hannah Arendt, in particolar modo in un testo al quale già ho fatto riferimento, che è il testo che sostanzialmente è il resoconto del processo ad Eichmann, che si è tenuto, ad Adolf Eichmann, che si è tenuto tra il 1961 e il 1962 a Gerusalemme e che Hannah Arendt compone in ragione dello specifico incarico che ha avuto da una rivista americana, da un giornale americano, il New Yorker, ovvero quello di giorno per giorno fare la cronaca del processo Eichmann. Ovviamente gli articoli, i numerosi articoli scritti da Hannah Arendt, che in quanto tale non era una vera e propria giornalista, ma probabilmente uno dei più grandi filosofi del XX secolo, hanno immediatamente un ordine di approccio e un'analisi che va ben oltre la cronaca dei fatti e va ben oltre anche le critiche e la cronaca politica dei fatti. Come sapete, Hannah Arendt è stata accusata persino avere posizioni contro lo Stato di Israele. Ora, al netto di tutte queste argomentazioni, a noi interessa, rispetto a questa collazione di saggi che ho detto, a un certo punto, articoli che diventano dei saggi, a un certo punto un vero e proprio libro che verrà pubblicato nel 1963 nella prima edizione inglese con il titolo La banalità del male, Eichmann a Gerusalemme, dicevo, a noi interessano quelle parti, quei passaggi della banalità del male in cui Hannah Arendt prende atto, sussume, a 15 anni di distanza dalla prima stesura delle origini del totalitarismo, il tratto che si compie tra l'individuo atomizzato, l'individuo folla, al nuovo individuo, totalitario. E dicevo, l'ideal tipo, è Eichmann. Ma non perché costituisce, vedremo, un'eccezione, ma perché costituisce, è il rappresentante, della nuova normalità, della nuova personalità che si determina, sotto l'egida della nuova forma, del nuovo stato, totalitario. E allora vediamo, quali sono, alcune delle considerazioni, che Hannah Arendt, compie. La prima, che si trova nel capitolo del libro dedicata all'inquadramento apparentemente biografico, ma in realtà di scandaglio già personalitario dell'imputato, è appunto dedicato all'imputato Eichmann, dicevo, una prima notazione interessante ha a che fare con apparentemente l'atteggiamento del pubblico ministero nei confronti dell'imputato Eichmann, ovvero una predisposizione nei termini in cui l'imputato Eichmann è di fatto tutto quello che dirà è, a meno che non ammette le sue colpe, cosa che Eichmann, come sapete, non farà,
è di per sé menzognero e bugiardo. La normalità è il registro canonico, persino pregiudiziale, dirà Hannah Arendt, dei nostri valori e dei nostri motivi esistenziali che compongono una determinata piattaforma di umanesimo, e tutto ciò che Eichmann dirà, che in qualche modo è una forma di eccedenza rispetto a questo umanesimo, a questi valori e motivi esistenziali, è da assumere come una forma di anormalità, e una forma di anormalità che addirittura conforma una eccezionalità, ovvero di un uomo che ha compiuto delle azioni disumane e in quanto tale è diventato a sua volta disumano, così come tutti i nazisti. Il problema, e vorrei che su questo noi ci intendessimo, e che ha a che fare direttamente con il tema della personalità autoritaria, è che l'eteroprodotto della personalità totalitaria non è un antiuomo, è una nuova tipologia umana, per cui non ha senso, vedremo, parlare, utilizzare concetti come normalità o anormalità, normalità ed eccezionalità, azioni umane e disumane. Dobbiamo sforzarci, e me ne rendo conto che è impresa non semplice, in quest'ultimo tratto di approfondimento, di rimanere il più possibile su un registro analitico e non valutativo, ed essere consapevoli del fatto che la personalità totalitaria, l'individuo totalitario, è una nuova tipologia di individuo, è una nuova tipologia umana e non una mera negazione della tipologia o delle tipologie precedenti, e in quanto tale non umano. È una nuova tipologia umana, dove, appunto, proprio perché ci manteniamo sul registro descrittivo, elementi come concetti, come normalità e anormalità non hanno ragion d'essere, ma noi dobbiamo cogliere che cos'è lo specifico, qual è lo specifico che fa questa nuova tipologia umana, che struttura questa nuova piattaforma di umanesimo e che fa questo nuovo tipo umano. Essi partivano, cioè il pubblico ministero e l'accusa al processo Eichmann, dal presupposto che l'imputato, come tutte le persone normali, avesse agito ben sapendo di commettere dei crimini. E in effetti Eichmann era normale nel senso che non era un'eccezione tra i tedeschi della Germania nazista, ma sotto il Terzo Reich soltanto le eccezioni potevano comportarsi in maniera normale, ovvero secondo i canoni dei nostri motivi esistenziali, i nostri valori tradizionali. La verità è che Eichmann, sotto il Terzo Reich, come abbiamo accennato, era un individuo normale, normalissimo. E allora il nostro problema è che cos'è che faceva questa normalità, questa nuova normalità, questo nuovo tipo umano. Primo elemento, c'è la personalità totalitaria, l'uomo totalitario, come nuova tipologia umana, che non è consegnata, questo è il punto, a delle eccezioni, ma agli interi membri dello Stato totalitario. Ciò che più colpiva le menti di quegli uomini che si erano trasformati anche in assassini. Ma noi dobbiamo stare attenti a non anteporre il nostro pregiudizio morale legittimo rispetto all'elemento assassinio a come elemento di decifrazione e connotazione di questo nuovo tipo umano, al punto tale da farne un disumano, un qualcosa fuori dall'umano. Noi siamo ben dentro l'umano, altrimenti arriviamo come esito a non solo a non comprendere lo specifico fino in fondo del nuovo individuo totalitario e dunque di questo nuovo umanesimo totalitario, ma arriviamo a un giudizio complessivo in ordine al quale erano un piccolo ristretto manipolo di psicopatici e assassini e come tali un episodio all'interno della storia recente dell'Occidente.
Ma in realtà il vero problema e l'elemento che ci dovrebbe inquietare è che questo nuovo umanesimo, questo nuovo tipo umano, l'uomo totalitario, in quanto performatività dell'Occidente, è una piattaforma di umanesimo che una volta determinato può riaffacciarsi, può perpetuarsi nel tempo e noi dobbiamo essere sempre vigili a comprenderne, qualora ve ne siano le avvisaglie, e capire immediatamente che direzione, in ragione di questo neoumanesimo totalitario, possiamo procedere, consapevoli del fatto che non è un capitolo semplicemente di storia, ma proprio perché lo abbiamo determinato in qualche modo è là, come abito da indossare nei termini della strutturazione identitaria, è un abito a disposizione dell'uomo occidentale. Ciò che più colpiva le menti di quegli uomini che si erano trasformati in assassini era semplicemente l'idea di essere elementi di un processo grandioso, unico nella storia del mondo, un compito grande che si presenta una volta ogni 2000 anni e perciò gravoso. Questo era molto importante perché essi non erano sadici o assassini per natura, anzi i nazisti si sforzavano sempre, sistematicamente, di mettere in disparte tutti coloro che provavano un godimento fisico nell'uccidere. Al netto di questa importante comunque considerazione di Hannah Arendt, qui è il punto. L'uomo folla sta diventando questa nuova tipologia umana, l'uomo totalitario, in ragione proprio delle prerogative che lo hanno predisposto, lo hanno portato a essere uomo folla, ovvero quella di riconoscersi nella figura del connettore, che è all'un tempo anche trasformatore, abbiamo detto, e essere partecipi, sentirsi partecipi di un qualcosa che proprio perché mi tocca, mi toccherà in maniera diretta, nei termini di una sua realizzazione da qua a 1000 anni, il Reich era millenario non perché pretendeva semplicemente di vivere 1000 anni, di perpetuarsi per 1000 anni, ma perché avrebbe raggiunto il suo fine tra 1000 anni. Cosa non sottovalutare, dicevo, essere partecipi, l'uomo folla si riconosce nel capo del movimento politico, perché il capo indica la direzione, ovvero indica in direzione di un processo metastorico per certi versi, di cui noi siamo partecipi e partecipi nei termini in cui il nostro ultimo step di trasfigurazione identitaria significa essere disposti, disponibili a questa realizzazione. Come vedete, già tornano, cominciano a tornare nei termini di questo nuovo uomo, neo-uomo, l'uomo totalitario, tutti una serie degli argomenti trattati, degli elementi trattati in precedenza. Qua, materia prima, nei termini dell'ulteriore trasfigurazione che l'uomo folla attraverso il capo che è connettore tra gli individui e la folla e anche trasformazione in direzione di una nuova tipologia umana, significa disposizione, disponibilità, proprio perché partecipi di un processo metastorico, a tipologie di azioni, a possibilità di azioni che così come sappiamo in quanto individui folla, sappiamo noi criticamente perché lo stiamo analizzando e l'abbiamo attraversato, significa essere deresponsabilizzati, essere rotti a qualsiasi forma di azione che proceda in direzione della realizzazione della promessa millenaria. Attenzione, questo passaggio è dirimente, è ulteriormente dirimente. È fondamentale per capire perché Hannah Arendt, ad esempio, potrà dire, ha potuto dire, come abbiamo letto, che questo non è un qualcosa lesivo di uno stato di normalità. Se noi entriamo con l'a priori di uno stato di normalità per leggere queste cose, rischiamo una sostanziale miscomprensione. La verità è che in questo ordine di ulteriore trasfigurazione tra l'individuo atomizzato, l'uomo folla e il nascente
neoumanesimo totalitario, quindi il nuovo individuo, il nuovo uomo, il neouomo totalitario, si sta determinando una nuova normalità in cui i connotati del soggetto agente sono nei termini di un'azione che non è semplicemente etero diretta dal capo, trova ogni volta nel capo, che è stato condensatore delle individualità fino all'individuo folla, ma è anche il trasformatore in direzione di una promessa messianica, millenaria, di realizzazione di là a venire, nei termini in cui il reciproco appaiamento, il reciproco riconoscimento nella figura del capo è già predisposizione a una nuova normalità in cui la mia azione trova ogni volta non un'assenza di responsabilità e di direzione, ma trova ogni volta il suo senso, il suo significato nel senso e nel significato e nello specifico motivo esistenziale, nello specifico valore che il capo trasmette in ragione della specifica situazione che ci troviamo ad attraversare, nella quale siamo soggetti agenti. Ultimi passaggi rispetto a questo straordinario testo di Hannah Arendt. Eichmann ma il guaio del caso Eichmann era che di uomini come lui ce n'erano tanti, che questi tanti non erano né perversi né sadici, bensì erano e sono tuttora terribilmente normali. Questa nuova normalità si connota per il fatto che il crimine è legale, quello che noi però chiamiamo crimine è legale, ed è anzi è la regola, e i principi valgono per i regimi in cui il crimine e la violenza sono eccezioni e casi limiti. Siamo noi a considerare questo violenza e crimine, ma in quest'ottica di neomanesimo, per quanto la cosa ci possa turbare, è la neonormalità, in ragione del senso e del significato che il capo del regime totalitario, che era il capo del movimento politico, dà, fornisce nei termini della nuova tipologia di azione, delle nuove tipologie di azione che il soggetto agente è in grado di compiere. E qua si sviluppa il tratto conclusivo di queste, per quanto in remoto, chiacchierate tra di noi. Com'è possibile che questa neonormalità si mantenga? Cioè, qua vengono a infusione, diciamo così, tutti i temi ultimi trattati. Cioè, in realtà Eichmann e questa nuova tipologia umana non sono in grado di pensare nei termini in cui abbiamo detto, non sono in grado di sviluppare un pensiero critico che in qualche modo sia in grado di mettere in discussione la dotazione di senso, significato e dunque correlata responsabilità che è fornita dal capo. In fondo, io non mi interrogo se la mia azione è giusta o sbagliata, buona o cattiva e tutto quello, bella o brutta, tutto quello che volete, vantaggiosa o svantaggiosa. Perché la connotazione, il senso e il significato complessivo è fornita dal capo del movimento, dal vertice, dal Führer dello Stato totalitario, in ragione del quale la mia personalità non è indotta, ma è già conformata in ragione dei percorsi, dei passaggi intermedi. In fondo, quel che importa è sentirsi membri ingranaggi di una macchina, per quanto risibili, piccoli ingranaggi di una macchina molto più grande. Ma nel sentirmi ingranaggio di una macchina molto più grande, se ci riflettiamo, io ho già un contenuto significativo, intrinseco di me come individuo che vado a rioccupare. Se abbiamo ancora presenti le premesse alle quali eravamo partite,
partiti, in ragione anche delle analisi di Hannah Arendt, io vado a rioccupare un nuovo posto nella storia. Guardate, non c'è niente di più sbagliato e scorretto che considerare l'individuo, la personalità totalitaria, come, dicevo prima, una sorta di accidenti storico. Ma qua, come dire, è, se volete, una nuova possibilità di iscrizione nella storia che è fatta dall'uomo, che fornisce un nuovo senso, un nuovo significato, non solo alle possibilità di strutturazione identitaria, no? Che era uno degli aspetti, uno degli oggetti, dei saggi, del corso, ma nei termini in cui è dato un nuovo significato, alla unica possibilità di identificazione, autoidentificazione dell'umano. In fondo, ago ergo sum, e qua l'azione che io vado a svolgere non mi colloca al di fuori dell'umano, ma mi fa essere secondo una modalità diversa. Ed è qua che ci possiamo porre l'ultimo microinterrogativo, rispondere all'ultimo microinterrogativo che ha a che fare con lo strumento del terrore. Nel saggio che conclude Le origini del totalitarismo, o meglio, le edizioni successive al 1953, Le origini del totalitarismo, e che è dedicato a ideologia e terrore, ed è un saggio che si è aggiunto e che costituisce il capitolo tredicesimo, che si è aggiunto solo successivamente, dopo che Hannah Arendt aveva pubblicato questo saggio nel 1953 su The Review of Politics, noi abbiamo, e con questo procederei in direzione della chiusura, in due passaggi specificato il nuovo senso di terrore, dell'agito politico del terrore. Nel regime totalitario il posto del diritto positivo viene preso dal terrore totale, inteso a tradurre in realtà la legge di movimento della storia o della natura. Il terrore nel regime totalitario cessa di essere uno strumento per la soppressione dell'opposizione, pur essendo usato anche per tale scopo. Esso diventa totale quando prescinde dall'esistenza di qualsiasi opposizione, per capirci, di qualsiasi altra piattaforma di umanesimo, di idea dell'umano. Domina supremo quando più nessuno lo ostacola. Se la legalità è l'essenza del governo non tirannico, e l'illegalità quello della tirannide, il terrore è l'essenza del potere totalitario. In un perfetto regime totalitario, dove tutti gli individui sono diventati un unico uomo, dove qualsiasi azione mira ad accelerare il processo della natura o della storia, dove ogni singolo atto è l'esecuzione di una sentenza di morte già pronunciata da tali forze superiori, dove il terrore ha il compito di tenere costantemente in marcia il movimento, non occorrerebbe alcun principio di azione separato dalla sua essenza. Ed è questo il punto. Tutti gli individui sono diventati un unico uomo, in cui la conformazione che agita attraverso il terrore trova un suo collante definitivo ogni volta, non nei termini di strumento di soppressione, ma nei termini proprio di mutuale identificazione. Con questo direi che possiamo chiudere questo doppio appuntamento, e ringrazio ancora la professoressa Catena per avermi invitato a tenere queste due lezioni, con una sorta di avviso però ai naviganti. State attenti, stiamo attenti, perché in situazione di profonda insicurezza, dove può cominciare un processo di destrutturazione identitaria, dove possiamo procedere in direzione di individualità atomizzate, di monadi, siamo già a predisposizione a una processualità di questo tipo. E dunque a una conformazione o riconformazione e riconferma nei termini di un neumanesimo, così come lo abbiamo visto strutturato nei regimi totalitari.
E con questo, come è mia consuetudine, vi auguro lunga vita e prosperità e buon tutto.